L'antispecismo direi che è un esercizio continuo di assunzione del punto di vista del più debole, del radicalmente altro da noi. E nel momento in cui noi facciamo questo esercizio di assumere, di cambiare prospettiva, cioè di vedere le cose dal punto di vista di chi sta dall'altra parte, in qualche modo ciò che noi siamo, ciò che noi abbiamo sempre saputo o creduto di sapere, cambia, muta, si trasforma. Quindi dire è sempre stato così è falso, ci mette tra l'altro nella condizione di dire perché dovrebbe cambiare. Beh, può cambiare perché appunto è un costrutto sociale che noi possiamo smontare e noi lo vogliamo smontare. E dobbiamo trovare gli strumenti per smontarlo. E lo strumento più formidabile è porci dal punto di vista della vittima assoluta di questo sistema, sulla cui pelle è costruito tutto il sistema. Ma allora si dirà, questo significa che dobbiamo tornare indietro? Ci siamo sbagliati, basta, voglio scendere. Penso di no, penso che senza voler assumere la retorica del progresso a tutti i costi, dico che invece no, in un certo senso si tratta di andare avanti. In che senso lo dico? Nel senso che mi pare chiaro che questo tipo di sensibilità, che è appunto la sensibilità antispecista, questo tipo di riconoscimento della importanza fondamentale che è il rapporto empatico con l'animale, appunto, che noi di cui stiamo parlando questa sera, sia stato effettivamente reso possibile e oggi sia una realtà che ha possibilità di diffondersi proprio dalla città, cioè proprio dal, come dire, proprio dall'alienazione più tremenda che noi abbiamo. Che noi abbiamo creato grazie alla nostra organizzazione sociale. Cioè che la civiltà, con tutto il male che se ne può dire, ha da un lato prodotto l'idea di uguaglianza, che prima non c'era, cioè il concetto di uguaglianza universale, cioè l'idea non soltanto che noi troviamo, come dire, non sopportiamo di provocare dolore ad altri animali, ma ad esempio che non sopportiamo il fatto che gli animali si provochino dolore a vicenda, si provochino sofferenza a vicenda. Che cos'è questo sentimento così a prima vista assurdo che noi proviamo? È uno sbaglio? Potrebbe essere uno sbaglio, potrebbe essere una degenerazione, ma forse no, forse c'è qualcosa di più. E questa stessa empatia che noi oggi, di cui noi questa sera parliamo, che fa sì che se da domani chiudessero le macellie e ognuno di noi dovesse andare fuori a procurarsi di loro, dovesse andare fuori a procurarsi la carne che comodamente si trova sui piatti tutte le sere, non so quanto sarebbe in grado di farlo. Perché? Perché naturalmente ha delegato ad altri ultimi, ad altri deboli, il compito di fare ciò che loro non vogliono fare. Ecco, l'idea che insomma volevo sinteticamente portare avanti è che l'antispecismo, ponendosi dal punto di vista della vittima e provocando questo cambiamento, diciamo, di prospettiva con cui noi guardiamo le cose, è un modo di pensare in modo nuovo, un modo impensato, i rapporti tra le specie, tra tutte le specie. Non è soltanto qualcosa che riguarda l'uomo e gli altri animali. Cioè l'idea che l'uomo comunque sia un essere naturale, cosa che nessuno può negare, nella misura in cui si riconosce come tale, ha la possibilità, nel momento in cui smette di violentare la natura, di dire qualcosa di questa natura, di far sì che la natura stessa parli attraverso di lui.
Ecco, se l'antispecismo riuscisse a teorizzare questo in maniera forse più profonda e più articolata di quanto ancora siamo riusciti a fare, e riuscisse soprattutto a mettere in pratica, cioè a trovare gli strumenti, come dicevo prima, per destrutturare, per smontare la mega macchina, cioè il mostro tecnologico che noi frapponiamo fra noi e la natura, smontarla, forse volgerla ad altri fini, se no Mastrofitti non spara, non è più non violento. Ecco, diciamo, se l'antispecismo riesce a fare queste due cose, che secondo me ha ancora parecchio da camminare per poter fare queste due cose, per cominciare a fare queste due cose, direi che effettivamente il fatto che noi lo percepiamo come un cambiamento epocale nei rapporti tra umani e tra gli umani e gli altri animali, forse effettivamente è vero, non ci stiamo illudendo, non è soltanto un sogno che stiamo sognando.